Milano anche per seguire questi avvenimenti. Però, ecco, come dicevo prima, è tutto un insieme di cose per farle funzionare bene. Pianese, possiamo dire, che per la provincia di Vicenza o per il Veneto ha fatto la sua parte. La classifica finale dello scalatore d'oro per la categoria allievi 2011 è la seguente. Vince Giacomo Ziglio della Giorgione Eliseo Group con 42 punti davanti a Daniel Rupiani della Bruno Gaiga Campi con 17, quindi al terzo posto Elia Albanese della UC Lupi con 14 punti, seguono Filippo Calderaro della FC Vicenza e Lorenzo Fortunato della San Lazzaro con 12 punti, quindi Alessandro Muscio, Ausonia Pescantina con 11 punti, a quota 10 punti, Alessio Bottura, Veloclub Borgo, Luca Gatto, Postumia 73 di Noliviero, Federico Sartor, Sprint Vidor Edil Soligo e Marco Rigon, Veloclub Città di Marostica. Dalle ruote fine alle ruote grasse, al 100 km dei forti Mille Grobbe Bike, svoltasi recentemente negli altipiani, sugli altipiani di Folgheria, Lavarone e Luserna, in provincia di Trento, è giornata da incominciare per il campione d'Italia Mirko Celestino. Il biker azzurro tricolore, nonché medaglia di bronzo ai recenti campionati mondiali marathon, ha infatti sbaragliato il campo, ma ha dovuto faticare molto per aver ragione di atleti importanti come Marzio Deo, Massimo De Bertolis, John Botero Salazar e Johan Paluber in particolare. Qui, dopo la ripresa dall'alto della zona di partenza, Lavarone, si va appunto a veleggiare verso quelli che sono i due tracciati di giornata. Una tre giorni si è conclusa proprio con questa bellissima manifestazione allo start, è avvenuto a Parco Palù, Lavarone Cappella, in 1000 bikers entusiasti pronti a cavalcare tra i pascoli e i boschi degli altipiani lungo i due percorsi marathon, il primo di 80 km e 200 metri e classiche di 54 km e 400 metri. All'inizio attacco del russo Dmitry Medvedev, poi rintuzzato e passaggio adesso del gruppetto di testa in località Slagenaufi, dove fra l'altro c'è un cimitero di guerra austro-ungarico che merita di essere visto, come tantissimi, ma in particolare questo è curato in maniera meravigliosa, ma tracciato, i due tracciati sono sviluppati proprio attraverso i forti, queste guardie silenziose nel tempo che hanno avuto la loro epoca durante il primo conflitto mondiale. Qui abbiamo Walter Costa, il seghese Doc, che cerca di accodarsi ai cinque battistrada che sono Johan Paluber, Mirko Celestino, Massimo De Bertolis, Marzio Leo, Damiano Ferraro e Amaya Cia. Adesso comunque a fare l'andatura è proprio Mirko Celestino, che ha sofferto nella prima parte, poi ha ritrovato condizione chilometro dopo chilometro. Sono sempre sei gli uomini al comando, una fotografia che è rimasta questa per parecchia strada di questa competizione, ricordo che ha chiuso la tre giorni iniziate il venerdì e conclusesi appunto la domenica. Marzio Deo è in prima posizione, sta facendo l'andatura davanti a Massimo De Bertolis, Johan Paluber, Cia Amaya, Damiano Ferraro, Walter Costa, Mirko Celestino e a questo drappello stanno per aggiungersi anche Andrea Giupponi e Jonathan Botero Villagas, eccoli qua, un colombiano. Quindi gruppo che si fa forte in una decina di unità, qui nuovamente una scollatura. I fuggitivi stanno affrontando il tratto fuori strada, adesso cominciano il tratto fuori strada che porta a Malga Costesin, al comando c'è De Bertolis, tronato da Marzio Deo, quindi Amaya Cia, Damiano Ferraro, Mirko Celestino, Johan Paluber. Hanno perso nuovamente contatto Andrea Giupponi e Jonathan Botero Villagas, che inseguono lì comunque a una manciata di secondi. Fotografia del gruppo di testa che ci dice che al comando sono sempre questi atleti. Fra un po' ci sarà il passaggio a Malga Costesin e poi la discesa verso Malga Campo
Rosà, strada che si fa ovviamente più così impegnativa e cioè, sassosa a questo punto, località di Pascolo ovviamente. Qui siamo lungo la discesa che porta verso Malga Camporosato, dopo aver toccato Malga Costesin, e in questo tratto di discesa, vittima di un problema alla catena, si è staccato al gruppo dei migliori Amaya Chia, e quindi al comando sono rimasti questi quattro atleti, vale a dire Marzio Deo, Massimo De Bertolis, Mirko Celestino, che adesso ha il comando con la maglia tricolore, e Damiano Ferraro. Adesso ovviamente gli atleti stanno per dirigersi verso Malga Forte Campo, vedremo anche il passaggio lì, questo quartetto, ma imminente il passaggio verso questa nuova Malga, e la zona delle Malghe, eccola qua sulla nostra destra, e quattro uomini al comando con un Mirko Celestino che ha ritrovato il giusto ritmo per rispondere così alle intense pedalate che hanno messo i suoi compagni di cordata. Eccolo qua Mirko Celestino, poi abbiamo De Bertolis, quindi Deo, e Damiano Ferraro, Marzio Deo, Cicli Olimpia, una delle squadre più conosciute a livello mondiale ovviamente. E qui intanto con la corsa siamo arrivati in un tratto di salita che porta verso la zona Mille Grobbe. Il terzetto al comando prosegue con grande lena. Siamo ormai in zona appunto Mille Grobbe, con le immagini aeree, dove si è raccolto anche un discreto pubblico, zona che viene frequentata molto, specialmente a Malga, Mille Grobbe. Adesso il transito di questa Malga, dove c'è stato appunto il ristoro volante, e quattro uomini al comando, perché Damiano Ferraro è riuscito a rientrare dopo una piccola pausa di fatica sul terzetto, ha recuperato energia, quindi è ricomposto il quartetto, e siamo ormai vicini al bivio tra i due percorsi, quello di 80 km appunto e quello di 50 km. Il cartello segna 150, perché si chiama 100 km dei forti, ma è in realtà la marathon di 80 km. Il terzetto di testa prosegue per il marathon, il percorso più lungo, mentre adesso Stefano Del Grande è in testa alla gara classic e si va già ad avviare verso il traguardo. Quello qua Stefano Del Grande della Full Dynamics, formazione di patron Giovanni Battaglin, lo vediamo contentissimo, ha fatto il segno della vittoria e va a imporsi su questa classic, su una distanza diciamo media, nella Mille Grobbe Bike 2011. Si volta per un'ultima occhiata di controllo, ultime pedalate di fatica per lui, che si sta avviando verso la zona d'arrivo. Ennesima vittoria per questa grandissima squadra, e va a tagliare il traguardo con il tempo di 2 ore 8 primi e 24 secondi. Stefano Del Grande vince quindi questa prova, la prova classic qui a Lavarone. Vediamo un po' il podio d'onore, composto al secondo posto da Andrea Zamboni, eccolo qua, secondo, e quindi al terzo posto l'inossidabile, inarrestabile e Silvano Janes, il trentino classe 1955. La telecamera ora inquadra Michele Benzoni, che a sorpresa ha scelto il classic, il percorso classic, e quindi non ha proseguito per il marathon, e si trova ovviamente al comando. Michele Benzoni va verso la vittoria nella gara femminile del classic. Poi passeremo ovviamente alle immagini che riguardano il marathon. Eccola qua, va a vincere. E qui siamo invece tornati con le immagini ai tre di testa che stanno lottando per il podio della marathon: Mirko Celestino, Massimo De Bertolis, Marzio Deo. Alla fine sono rimasti loro, il podio già assicurato, basta vedere però su quale gradino del podio i tre saliranno. Mirko Celestino sta cercando di fare forcing, vi riesce, in primo tempo hanno cercato di tenere il ritmo i suoi compagni di cordata, ma poi non ci sono più riusciti, e Mirko Celestino, con una zampata da grandissimo campione qual è, va a staccare tutti e va a veleggiare verso la conclusione. Siamo praticamente all'ultimo chilometro di questa marathon. Il Ligure
è nettamente al comando e va a vincere impennando il suo arrampichino con il tempo di 3 ore